Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Cullà. La partita non è di cartello, per intenderci, non è un big match, ma per il Palermo lo deve necessariamente essere. Una vittoria contro il Lecce consentirebbe di mettere benzina nel serbatoio e di poter fare un allungo importante verso le zone che contano. La contesa, però, non è di quelle morbide, assolutamente no. I salentini sono in piena zona di retrocessione, scenderanno al Barbera con il coltello fra i denti. Frasi di circostanza? No, sarà proprio così. È una partita importante anche per Fabrizio Miccoli, il suo sangue è l'eccesso, ma la maglia che indossano è allora davvero professionista deve scendere in campo con la mentalità di fare un brutto scherzo alla squadra che un giorno potrebbe essere sua. Allenamento pomeridiano per il Palermo a Bocca di Falco in attesa della gara di domenica al Barbera contro il Lecce. Nessuna novità dall'infermeria, Ballardini non potrà contare su Guane Carrozzini e rischia di non avere a disposizione Bresciano che lavora con i fisioterapisti. Quindi in porta andrà Amelia, difesa con Cassani, Povocchiere, Palzaretti. A centrocampo, se non ci sarà Bresciano che comporrà il reparto insieme a Liverani, Nocerino e Simplizio, in campo andrà Migliaccio, in avanti Miccoli e Cavani. Adesso parlo io, il palermitano doc Giovanni Tedesco, per il match contro il Lecce, chiede la spinta del proprio pubblico. Non è facile cancellare, però come ho detto prima, e poi io ho la fortuna di, sì, io sono un calciatore ma anche un tifoso del Palermo, però rispetto ai tifosi ho la fortuna di vivere lo spogliatoio, di stare in mezzo a questi ragazzi, quindi so quanta amarezza, quanta delusione c'è stata per quella sconfitta, però non dimentico tutto quello di buono che stiamo facendo, le grandi soddisfazioni di quest'anno. Secondo me poi ci aspetta un finale di campionato importante. Io sono convinto più degli altri anni di poter raggiungere un piazzamento UEFA. E posso dire anche magari un'altra cosa che può sembrare una follia, per me possiamo vincerle tutte le partite da qui alla fine del campionato. La gente ci deve stare vicino. Poi la gente di Palermo è speciale, vuole bene a questa squadra, quindi sono convinto che domenica saranno con noi. Il Lecce continua a lavorare in vista della trasferta di Palermo. Gigi De Canio, nei due allenamenti che ha guidato dal neotecnico dei Salentini, ha provato il 3-4-3 e il 3-5-2. Più probabile che la squadra pugliese si schieri con un centrocampo folto composto da 5 uomini. Di seguito quello che potrebbe essere l'11 di partenza per domenica: Rossati, Polenghi, Fabiano, Stendardo, Munari, Caserta, Edigno, Ardito, Giuliato, Castiglio e Tiribocchi. La mia esperienza a Palermo la ricordo con piacere, anche perché mi ha dato la possibilità di giocare a livello europeo. Queste le parole di Fabio Caserta, ex giocatore rossonero, adesso in forza a Lecce. Il centrocampista giallorosso, nel corso di un'intervista rilasciata al sito ufficiale della società salentina, ha anche rivelato di sentire ancora qualche ex compagno rossonero. Mi sento di frequente con i miei ex compagni di squadra, ma in questa settimana non ho sentito ancora nessuno. Una delle grandi promesse rossonero, Levan Michelis, ha espresso tutta la propria soddisfazione per il suo recupero dal trauma distorsivo al ginocchio, sottolineando anche la grande voglia di scendere in campo con maggior frequenza. Sono davvero contento per essere riuscito a tornare a disposizione del mister in così poco tempo. Spero di poter giocare presto, in quanto ho una grandissima voglia di indossare la maglia del Palermo. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.